Ok. Ti riprendi pure? Vai, certo ti riprendo. Tutto rosso io. Vabbè, poi si lavora di Photoshop. Ah, ok. Allora, questo è un cocktail quindi con la corona, giusto? È un cocktail con la corona, esatto. Che quest'anno la corona c'è, questo mese c'è il concorso, quindi, esatto, quindi se uno ordina il cocktail, okay, fa i piatti con affumicatura fatta in casa ovviamente, si può compilare un coupon che ti può mandare a vedere la finale dell'ETP in London. Okay. Ok, questo è il limone, questa è una scorza di lime. E nuovamente il limone nella corona, come tutte le nostre gioventù, yeah, siamo fatti. Come tutti i messicani ci insegnano. Un'apertura un po' più rapida. Ci sarebbe l'apertura usando il miscelatore, il mixer. Sì, ah, può aprire con tutta la corona. Il circuito ci sta sorprendendo. Infatti, ho visto, sono rimasto un po'. Un po' basito. Ci piace il mio. E quindi con corona cosa vuoi? Tequila. Tequila, ok. Cointreau, base classica del margarita. Bene. Sweet and sour, nonché acqua, zucchero e limone. E gli ingredienti particolari, purea di mango. Ecco, questo che noi sommelier ci piace trovare il mango nei vini, quindi ora cioè, sentiamo di cosa sa. E questa sarebbe una margarita tipo il mango, diciamo. Sì. Questo è un margarita mango margherita che diventa una qualcosa di speciale quando si va a abbinare con la corona. Voilà.